Io oggi più che parlare farò parlare un gruppo di esponenti della pubblica amministrazione sul tema cosa vuol dire fare il program e project management office in una logica di ricerca del beneficio per tutti gli stakeholder, cioè per tutti quelli che comunque sono impattati dal progetto stesso. Questo è stato un salto di paradigma rispetto alla storia tipica del project management, che prevedeva che sostanzialmente un progetto avesse un obiettivo di raggiungere un risultato, cioè avere un prodotto in tempi, costi e livello di qualità adeguati. Solo in questi ultimi 15 anni si è cominciato a ragionare significativamente che il problema non era solo questo, ma avrò i benefici? Cioè, il prodotto che realizzo porta dei vantaggi effettivi agli utilizzatori vicini o lontani del risultato del progetto? La metafora che è stata usata molte volte è quella: a me non interessa che una galleria sia fatta bene, ma che ci passino le automobili e che la gente risparmi tempo attraverso questo nuovo prodotto. Allora, questa cosa è quello che oggi si chiama Project Management 2.0. E il Program e Project Management Office è sostanzialmente la struttura organizzativa che all'interno delle imprese o della pubblica amministrazione si preoccupa di questo, cioè di garantire o di comunque pilotare il più possibile i progetti affinché abbiano un effettivo beneficio, una volta realizzati, per tutti quelli che ne saranno impattati. Quindi si tratta di passare ad una visione squisitamente, chiamiamola ingegneristica, a una visione più di carattere socio-economica da questo punto di vista. E le persone che parteciperanno a questa sessione, che avrò il piacere di coordinare, porteranno le loro testimonianze, ognuno a diverso livello di maturazione di questo processo, ma certamente tutti con risultati molto positivi.